Ma penso che possiamo tirare le somme e dire che è stato un evento da record. Calabria da record, abbiamo dimostrato di essere capaci di ospitare eventi sportivi importanti. Il campionato italiano giovanile è un evento importante, è l'evento più importante della Federazione Scacchistica Italiana. Siamo stati onoratissimi della fiducia che ci ha accordato la federazione e abbiamo fatto del nostro meglio per garantire tutti i servizi di ospitalità e il miglior andamento dell'evento in quanto organizzazione. Abbiamo scoperto che la gente ha apprezzato i servizi che abbiamo proposto, i servizi di scoperta del territorio. Abbiamo avuto modo di portarli all'interno del Parco Nazionale del Pollino in una splendida simultanea, di fargli scoprire il borgo medievale di Scalea durante una serata di artisti di strada e tante altre cose, tanti altri eventi collaterali che ci hanno dato anche la possibilità di raccontare chi siamo, di raccontare quello che è la Calabria. In concomitanza il Festival Internazionale Riviera dei Cedri. Sì, il Festival Internazionale Riviera dei Cedri ci ha dato la possibilità di esprimere quella che è la nostra cultura, la nostra storia, la nostra tradizione e ha dato ai partecipanti, agli ospiti, la possibilità di scoprire il nostro territorio grazie alla Regione Calabria che ha cofinanziato anche quest'anno il Festival Internazionale di Scacchi, con il quale abbiamo avuto la possibilità di allestire laboratori per giovanissimi per avvicinarli al mondo degli scacchi, ma anche la possibilità di raccontare i nostri borghi, i parchi naturali, ciò che la Calabria, la Riviera dei Cedri, è in grado di offrire.